Ciao a tutti e benvenuti. Nel video di oggi andremo insieme a realizzare una calza della Befana senza cuciture e con la lavorazione con utilizzo di 5 ferri a doppia punta. Sono i ferri che vengono venduti proprio con il blocco e sono specifici per la lavorazione delle calze. Lì potete trovare delle misure diverse, dipenderà ovviamente dal filato che andrete a utilizzare, e si presentano con i blocchi da 5 e sono quelli a doppia punta. Quindi, nonostante che non andiamo a utilizzare i ferri circolari, comunque andremo a realizzare un progetto senza cuciture e andremo appunto a utilizzare questi 5 ferri che ci permetteranno appunto andare a lavorare in circolare. Per questo video in specifico andremo a lavorare con i ferri di spessore questo, che è un po' più grosso, che è adatto per il filato che andremo appunto a utilizzare. In quanto è una calza della Befana, diciamo che è un effetto più bello creare e lavorare con il filato grosso, perché appunto vi permette con meno tempo realizzare un progetto più spesso, più grande. Per la lavorazione in più avrete bisogno, appunto come abbiamo già detto, dei ferri, di una coppia di ferri, quindi 5 ferri per la calza, dell'uncinetto, marco punti, del filato al vostro piacere. Noi utilizzeremo il nero e il rosso, perché come avete visto il nero e il rosso, e avrete bisogno anche del filato aiutante per andare a sospendere le maglie, e poi anche il metro, perché dovete andare a misurare, provare i centimetri che stiamo realizzando. Quindi, se siete curiosi, possiamo iniziare subito. Partiamo quindi subito e andiamo a realizzare la punta. Noi la punta l'abbiamo realizzato e abbiamo anche registrato, però il colore nero non si vede bene nel video. Quindi ora la lasciamo un attimo in sospeso, la nostra punta, che ci servirà poi per la lavorazione futura, e andiamo qui a fare una piccola parentesi in cui andiamo a vedere come appunto iniziare la lavorazione della punta della calza utilizzando un filato più chiaro, che ci permette a far vedere meglio i passaggi che si vede bene nel video. Iniziamo quindi con i nostri 2 ferri. Quindi partiamo, andiamo a prendere i nostri 2 ferri per iniziare e andiamo a unirli insieme con un bel nodino. Una volta che avete fatto il vostro nodino e avete unito i vostri ferri, andate ad allargarli un pochino e andiamo ad avviare le 6 mali, di cui 3 si troveranno sul ferro di sinistra e 3 sul ferro di destra. Uno. Due, vedete, li andiamo ad alternare. E 3 dall'altra parte, così in totale abbiamo i nostri 6 maglie avviate e una che va contato come una maglia, ma è quella che avevamo appunto fatto un nodino. Facciamo passare il nostro filato in modo tale da essere pronti per la lavorazione. In mezzo lo facciamo appunto passare. Prendiamo il terzo ferro e iniziamo con la lavorazione. Questo primo ferro va lavorato a rovescio mantenendo il numero
delle maglie. Che andate a lavorare le maglie, ovviamente vi spostate anche su questo terzo ferro che abbiamo appena coinvolto. Il primo ferro è un po' difficile da lavorare perché comunque sono le maglie avviate, quindi sono un pochino strettine, ma dopo diventa più facile. Le nostre quattro maglie dal primo ferro, quello che era a sinistro, l'abbiamo lavorato e ci siamo spostati sull'ultimo ferro che è stato coinvolto. Ora andiamo a lavorare altri quattro. Qui la nostra base, diciamo bene, è stata messa, le nostre maglie sono ora più facili da lavorare e non c'è il rischio di perderli. Quindi partiamo con il secondo ferro, giriamo appunto i nostri ferri e siamo pronti. Qui dal secondo ferro partiamo anche con i nostri aumenti e con l'applicazione del motivo preferito. Noi andremo a utilizzare il motivo riso grano semplice perché secondo noi si abbina molto molto bene per questa lavorazione e dà un bellissimo effetto. Aumenti andranno fatti, guardate, qui in mezzo, dove c'è il passaggio da un ferro all'altro, potete intravedere la maglia che vi servirà per andate ad allargare, agganciate e create una maglia. Questo appunto il vostro aumento. Noi partiamo quindi con il primo aumento e lo andiamo a lavorare a rovescio. Allarghiamo, agganciamo e lavoriamo la nostra maglia. Ecco il primo aumento e la prima maglia del motivo. Ora andiamo quindi a alternare la maglia a rovescio con quella a diritto. Ora, quando dobbiamo andare a fare il giro, quindi andare a passare sulla seconda parte del ferro, quindi andare a coinvolgere la seconda parte delle maglie, prima di farlo, anche qui, quindi andiamo a fare un aumento. Allarghiamo, agganciamo e creiamo la maglia. Concludiamo le maglie mantenendo il motivo che abbiamo scelto ad applicare per il progetto. Ecco, vedete come si presenta dopo il secondo ferro e i primi aumenti. Abbiamo avuto appunto più maglie. Ora, anche il terzo ferro va fatto nello stesso modo. Dobbiamo andare quindi continuare a lavorare in questo modo che abbiamo appena visto finché non raggiungiamo il 10 maglie su un ferro e 10 maglie sull'altro. Dopo ci vediamo per vedere come dividerli e coinvolgere altri ferri per facilitare la lavorazione. Ed ecco qui, dopo che abbiamo fatto altri aumenti, abbiamo 10 maglie su ogni ferro, si presenta in questo modo. Abbiamo già una vera e propria punta che si crea e se avete fatto la lavorazione giusta, il vostro filo della punta, vedete, dell'avvio del nodino, deve presentarsi in questo modo, dal di fuori, così. Ora, a questo punto, perché noi andiamo a coinvolgere altri ferri? Perché andare a lavorare
con più mali si va avanti, più aumentano, ci si ritrova in difficoltà. Quindi per facilitare la lavorazione andiamo a dividere queste maglie per la futura lavorazione coinvolgendo altri due ferri. Andiamo a fare una divisione a metà praticamente, andiamo a fare 5, lasciamo sul ferro dove si trovano, i primi 5 li spostiamo su questo ferro nuovo. 3, 4 e 5. Stessa cosa facciamo anche dall'altra parte. Metà rimane sul ferro vecchio e metà va spostato sul ferro nuovo che viene coinvolto. Ed ecco qui, una volta che li abbiamo divisi, si presenta in questo modo, che sembra molto complicato, ma in realtà è davvero facilissimo da lavorare e manovrare le maglie. Anzi, vi verrà anche più facile avendoli meno su ogni ferro. Ora vi faremo vedere appunto anche come lavorare con questi 4 ferri. Ci ricordiamo che aumenti vanno fatti solo sul lato, nella stessa posizione dove li facevamo prima. Se vi viene più facile potete andare a mettere anche un marco punto per non confondere. Quindi nonostante che ora abbiamo 4 divisioni, 4 ferri, aumenti andranno fatti solo sul lato dove si faceva in precedenza. Quindi allarghiamo, agganciamo, creiamo la maglia di aumento. Le maglie successive, quindi 5 su ogni ferro, le andiamo a lavorare mantenendo il motivo. Quindi nel nostro caso noi andiamo a alternare una maglia con una maglia diritto con una maglia a rovescio. Ecco, vedete, ora passiamo sul secondo ferro senza aumenti, mandando avanti semplicemente il motivo. Ecco, siamo arrivati al secondo punto in cui va fatto aumento, quindi al secondo lato, nello stesso identico modo. Andiamo a agganciare, creiamo la nostra maglia. Dopodiché andiamo a mantenere il motivo. Come vedete, ogni volta che lavoriamo, liberiamo il ferro praticamente. Vedete, ora noi liberiamo questo ferro che però va in successivo momento servito per la lavorazione successiva. Quindi diciamo che andiamo a fare la circolazione anche dei ferri. Ora, così dovete andare a procedere, quindi mantenendo questo giro e aumenti, 2 aumenti su ogni giro, finché non raggiungete i centimetri che vi servono per la vostra calza. Nel nostro caso noi andiamo a fare larga 15 centimetri. Con il filato che abbiamo appunto utilizzato, che qui abbiamo quello nero che abbiamo qui con la punta già pronta, noi in totale abbiamo 32 maglie che corrispondono ai nostri 15 centimetri dopo tutti gli aumenti, vedete? Ora partiamo quindi con il passaggio successivo e riprendiamo la nostra punta originale, quella di color nero. Quindi il passaggio successivo consiste nell'andare a lavorare il corpo del progetto, la base principale. Lo andiamo a lavorare incorporando il color rosso perché andiamo appunto a cambiare il filato. Tiriamo via il nostro nero e partiamo con incorporazione del filato principale.
Nel momento in cui andiamo a incorporare il nostro filato, noi ci ricordiamo di mantenere il motivo, però non fare più aumenti, perché una volta che abbiamo realizzato la punta, si presume che abbiamo raggiunto anche i centimetri di cui avevamo bisogno. Quindi partiamo subito mantenendo il motivo e incorporando il filato principale. Noi facciamo la nostra prima maglia a diritto e la seconda a rovescio e andiamo ad alternare per tutte le maglie, per tutto il cerchio. Abbiamo incorporato il nostro filato e abbiamo lavorato un giro intero e abbiamo iniziato il secondo. Ora dovete andare a procedere così, mantenendo questa lavorazione con questo coinvolgimento dei nostri ferri per 20 centimetri. Il numero di ferri ovviamente varierà, anche come il numero delle maglie in base al filato che utilizzate. Ci vediamo quindi quando avete realizzato i 20 cm mantenendo il numero delle maglie e anche il motivo. Ecco qui, abbiamo fatto i nostri 20 cm portando appunto il nostro numero delle maglie e mantenendo il motivo scelto. Ora il passaggio successivo consiste nell'andare a spostare sul filo aiutante una parte delle maglie, esattamente metà. Quindi andremo ora a incorporare, spostare sul filato aiutante le maglie che si trovano su due ferri. Un accorgimento: quando andate a utilizzare il filato aiutante, cercate di avere sempre il filato aiutante dello stesso spessore, più o meno possibile, del filato principale che state utilizzando per il vostro progetto. Ora guardate. Prendiamo il nostro filato principale, lo lasciamo un attimo in sospeso, non lo tagliamo, lo lasciamo lì. Prendiamo una parte delle maglie, quindi andiamo a lavorare le maglie dei due ferri. Andremo a fare con la lavorazione di tutte le maglie a diritto. Subito dalla prima partiamo quindi con realizzare le maglie a diritto. Questo vi permette appunto avere sia il colore diverso, sia le maglie tutte che si presentano nello stesso modo, che vedrete poi nel passaggio successivo vi verrà molto utile. Ed
ecco qui, una volta che abbiamo appunto incorporato il filato aiutante su metà delle mani, lo tagliamo e facciamo il nodino, per ora non ci serve. Ora il passaggio successivo è andare a lavorare per altri 5 cm mantenendo questo numero delle maglie e il nostro filato principale. Adesso vi facciamo appunto vedere l'inizio. Guardate, qui la stessa cosa, andiamo direttamente a lavorare con il nostro filato principale che non abbiamo tagliato ma abbiamo tenuto in sospeso, facendo il nostro motivo e anche lavorando queste maglie che sono state appunto lavorate tutte a diritto con il filato aiutante. Ecco qui, abbiamo fatto 5 cm mantenendo il nostro motivo e il nostro numero delle maglie. Così si deve presentare anche da voi. Vedete che abbiamo questa riga che stacca, sono appunto un ferro che abbiamo lavorato con il filato aiutante, dopodiché tutto di color principale con il filato principale. Ora, guardate, noi dobbiamo andare a segnare con i marco punti, come abbiamo fatto noi, il punto in cui andremo a fare dei aumenti. Se vi ricordate, all'inizio aumenti li facevamo esattamente a metà, cioè sui fianchi all'inizio e a metà. Ora, aumenti vanno fatti dalla parte apposta, sempre a metà delle mani, però il contrario. Aumenti vanno realizzati nello stesso modo come abbiamo realizzato finora. Dobbiamo andare a allargare le maglie, agganciare una maglia e lavorare un rovescio ritorto per evitare i forellini. Ovviamente dipende anche dai motivi. Facciamo un aumento, dopo andiamo a lavorare tutte le maglie mantenendo il motivo finché non arriviamo al secondo marco punto. Ecco qui che stiamo arrivando al nostro secondo marco punto e anche qui, prima di riprendere le maglie che si trovano sul ferro, andiamo a creare un aumento. E questo è il secondo aumento, quindi due aumenti su un ferro. Anche qui andiamo a fare una maglia a ritorto per evitare il forellino e ci ricordiamo che aumenti stiamo facendo dalla parte apposta di prima. Abbiamo fatto il primo ferro e abbiamo fatto due aumenti. Ora facciamo altri due aumenti anche su questo secondo ferro. Facciamo così perché dobbiamo andare a mantenere il motivo. Sempre nello stesso modo andiamo a agganciare, creare una maglia e lavorarla. Dopodiché manteniamo il motivo e così procediamo per tutto il ferro e facciamo anche a questo punto il quarto aumento. Dopodiché, avendo fatto questi due ferri in cui abbiamo realizzato 4 aumenti, procediamo per 5 cm.
Ecco qui, dopo aver fatto i nostri aumenti, abbiamo portato avanti il nostro numero delle maglie per 5 cm. Ora andiamo a fare un ultimo aumento in cui andiamo appunto a fare aggiunta di 4 maglie con 2 ferri come abbiamo fatto prima e quel numero delle maglie che ricaveremo porteremo avanti circa 15-20 cm. Dipenderà dall'altezza che desideriamo per la nostra calza. Ci vediamo quando li abbiamo realizzati per vedere il passaggio successivo. Ecco qua, abbiamo portato avanti il nostro progetto alla fine per 22 cm. Ora partiamo con il passaggio successivo che consiste nell'andare a incorporare il filato diverso per realizzare il bordo. Il bordo potete realizzare come preferite di più, potete andare a applicare una semplice costa 1x1 o anche costa 2x2. Noi andiamo a applicare, creare, realizzare un bordo trafolato per il quale andiamo a utilizzare il motivo che abbiamo già fatto vedere in un tutorial specifico. È un punto molto facile che viene composto da 6 ferri, il tutorial del quale, quello dettagliato, vi alleghiamo qui sopra che potete andare a consultare. Qui non stiamo di nuovo a vederlo dall'inizio alla fine perché comunque sono 6 ferri e il tutorial diventerebbe troppo lungo. Se vi viene difficile a consultare il link qui sopra, potete trovare anche sotto nel info box dove vi lasceremo sempre una scaletta da seguire e lì sotto ci sono anche i link che portano appunto direttamente ai tutorial collegati al progetto che stiamo realizzando. Ci vediamo quando abbiamo appunto realizzato il bordino trafolato. Ecco qui, il nostro bordo è pronto, come vedete facendolo così trafolato diventa un progetto davvero molto particolare. Ora, una volta che abbiamo finito anche il bordo, abbiamo fatto la chiusura, come al passaggio successivo dobbiamo andare a lavorare, ricreare la parte del talone della nostra calza e per farlo, appunto è questo perché noi l'abbiamo appunto avviato sul filato aiutante per andare appunto ora a recuperare le maglie per andare poi a realizzare il talone. Per recuperare le maglie noi dobbiamo prendere il nostro ferro e cercare le maglie entrando dentro alle asole, si vedono proprio, andiamo a metterli tutti sul ferro. Ed ecco qui, una volta che abbiamo recuperato le maglie, le abbiamo sempre diviso in 4 su 4 ferri per la questione di comodità della lavorazione. Andiamo a incorporare il nostro filato, anche il talone lo faremo di color nero e andiamo a lavorare 2 ferri mantenendo questo numero di maglie e anche questo motivo, come se fosse la base del nostro talone. Una
volta che arrivate al punto di unione e se avete uno spazio un pochino più ampio, quindi lavorando mantenendo così il motivo rischiate di realizzare un forellino, andate semplicemente a realizzare una maglia provvisoria come l'abbiamo sempre realizzato, mettendo sul vostro ferro di sinistra, e dopo andate a fare l'ultima maglia che c'era sul ferro di sinistra e quella che avete appena realizzato, fate una diminuzione, che questo vi servirà appunto come il passaggio per evitare il forellino sull'angolo del talone. Dopo andate, procedete con la lavorazione delle maglie rimanenti mantenendo il vostro motivo. E così dovete andare avanti per due ferri. Ed ecco qui, abbiamo messo la base, abbiamo chiuso appunto i forellini che si stavano realizzando sui lati e abbiamo anche macchiato appunto due lati, sono i punti in cui andremo a fare le diminuzioni. Quindi partiamo con questo primo ferro in cui andiamo già a dare la forma al nostro talone. Le prime maglie le andiamo a lavorare mantenendo il motivo finché non arriviamo a penultima maglia sul primo ferro. Ed ecco qui, siamo arrivati al fine del ferro, ci manca l'ultima maglia che si trova sul nostro ferro di sinistra. Dobbiamo quindi andare a spostare questa maglia sul ferro successivo. Senza lavorare, l'abbiamo semplicemente spostato sul ferro che c'era, che procedeva. Ora dobbiamo andare a unire queste tre maglie, cioè una appena spostata e due che si trovavano sul ferro. E li andiamo a lavorare a rovescio, quindi entriamo in tre asole di queste tre maglie e andiamo appunto a ricavarne un'unica maglia a rovescio. La facciamo un po' strettina perché ci chiude anche, appunto fa questa angolazione, ci sta dando la diminuzione giusta per dare la forma al talone. Dopodiché andiamo a lavorare tutte le maglie mantenendo il motivo finché non arriviamo al secondo marco punto, dove andiamo a fare la seconda diminuzione nello stesso identico modo. Ecco che stiamo arrivando alla fine e arriviamo al secondo marco punto, quindi al secondo angolo in cui dobbiamo andare a fare la diminuzione e facciamo la stessa cosa. Ultima maglia che si trova adesso su questo ferro di sinistra, andiamo a spostare senza lavorare sul ferro che c'è subito dopo e ora andiamo a fare una diminuzione a rovescio in cui andiamo da tre maglie a ricavarne un'unica maglia, quindi entriamo in queste tre asole e ricaviamo un'unica maglia. E così dobbiamo procedere, ogni ferro lavoriamo e facciamo le diminuzioni solo sui lati dove abbiamo messo il marco punto. Guardate, già dopo alcuni ferri, procedendo con le diminuzioni su ogni ferro, sta già prendendo la forma e il numero delle maglie sta diminuendo. Dobbiamo ancora procedere così. Quindi ci spostiamo sempre la ultima maglia dal ferro senza lavorare, dopo andiamo a unire tre maglie, ne ricaviamo un'unica maglia a rovescio. Guardate, qui nonostante che sia il filato scuro, comunque come vedete sta prendendo la forma, creando una specie di tricettina sull'angolo.
arrivati al punto che pian piano, diminuendo le maglie, abbiamo appunto realizzato, stiamo realizzando, finendo quasi la punta, e meno, man mano che togliamo le maglie, facciamo le diminuzioni, vanno via anche i ferri. Come vedete, ora ci stiamo ritrovando solo con 3, quindi da 5 siamo tornati a 3. Al punto che abbiamo pochissime maglie, quindi andiamo a fare ora, punto in cui abbiamo 4 maglie, che non 3 ma 2, quindi andiamo a ricavare da 2 maglie una, stessa cosa, andiamo a rispostare la ultima maglia. Il meccanismo è sempre quello, nonostante il numero delle maglie che continua a diminuire. Qui che è caduto, rimettiamo da qui, perché comunque meno rimangono le maglie, un pochino più scomodo. Andiamo sempre a realizzare una piccola diminuzione ed ecco qui che siamo arrivati, che in totale abbiamo 2 maglie, li mettiamo su un ferro e andiamo a ricavarne un'unica maglia, quindi questa è la ultima maglia, l'ultima chiusura, ed ecco qui. Facciamo il nostro nodino per fissare le maglie, dopodiché andrà appunto chiuso, nascosto, utilizzando il l'uncinetto per tirare appunto dentro il nostro filo. Ecco qui, guardate che meraviglia, abbiamo questa punta particolare con la chiusura laterale, guardate, facendole tutti a rovescio abbiamo questa chiusura qui, decorativa possiamo dire, una diminuzione decorativa che permette appunto di avere questa punta più definita, talone scusate, più definito. Ed ecco qui. Una volta che abbiamo fatto anche la parte del talone, possiamo dire che abbiamo terminato la nostra calza. A questo punto rimane solo andare a riempirlo dei regali e anche volendo aggiungere qualche piccola decorazione. Noi andiamo ad aggiungere questa, che dà un tocco ancora più particolare, sempre realizzata a mano. L'abbiamo realizzato con un colore differente per aggiungere un tocco in più. Speriamo che siamo riusciti a spiegare tutti i passaggi e che tutto sia chiaro. Ovviamente se ci sono le domande ponetele qui sotto che cercheremo di rispondere a tutti. Se non siete ancora iscritti al nostro canale, iscrivetevi per non perdere tantissime altre novità in arrivo. In più potete trovarci anche su Facebook, dove abbiamo creato un gruppo e anche una pagina. Se venite a trovarci ci fa un piacere, sia per condividere i vostri lavori già realizzati, sia per condividere le riproduzioni che avete realizzato seguendo i nostri tutorial. A noi farebbe veramente tantissimo piacere. Grazie a tutti per aver seguito e al prossimo video tutorial.